cambiare macchinetta. Ah, ma siete qui? Mi devo dare giusto una spolveratina alla faccia perché stavo iniziando. Io mentalmente sono sempre in viaggio e stavo iniziando ad avere la barba lunga ed è anche brutta la mia barba lunga. Cioè, tutto quanto è brutto comunque. Mi sto abituando alla vita da casa. Ho un sacco di capelli bianchi. Sto invecchiando. Buongiorno. 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 Questo è solo un video riassuntivo perché volevo rendervi partecipe di quello che avevo fatto dal ritorno del giro del mondo in questi mesi. Non vi faccio vedere tutto il materiale, ma vi faccio vedere più o meno quello che sto facendo in questi giorni. E sì, questo video probabilmente si dividerà in due parti, non lo so, poi vedremo. Comunque vi aggiorno almeno su quello che sto facendo perché ho sempre fatto così. Devo ricordarmi di non aver la bavetta. Comunque sia, buongiorno. In queste settimane dal ritorno del giro del mondo, questi giorni passati, ormai sono un po', a parte il fatto che sto progettando altre cose, ho approfittato anche di questi giorni, mesi che sono in Italia a casa. Come molti di voi sanno, io sono piemontese e ne sto approfittando per andare in montagna. La prima volta non è andata benissimo perché ho beccato brutto tempo. C'è un video qua nel canale dove lo faccio vedere, dato che ho le montagne a mezz'ora da qua e sono anche molto belle. Volevo filmare, mi sono portato il drone e tutto quanto, poi mi sono accorto che ho fatto qualche casino con la memory card e ho potuto filmare pochissimo. Ho filmato addirittura col telefono, cosa che non capita quasi mai, però vabbè, l'importante è il contenuto, no? Allora, giri per Villar, vai su tanto, poi c'è un paesino, fai in versione a U, prendi per le indicazioni Lago di Luca e vai su tanto, tanto, tanto. Ma chi è che te l'ha detto? Mio padre. Ci siamo già persi, cioè lì non so se riesco ad andare. No, ma abbiamo sbagliato, torno indietro. Dove stiamo andando? Al Jurassic Park? Eh? La mucca, fa mumu. Devi far la pipì, ma di già, ma siamo appena arrivati. Allora, così provo sto zaino nuovo. Ah già, io volevo vedere per il drone. No, no, no. Vai tranquilla per la tua strada. Sì, Audrey, sì. E questi qua sono i cani dei pastori che noi chiamiamo Giulia. Margari. E Margari. Dobbiamo stare attenti a non tenere Audrey libera perché magari te la pappano il nostro boccone. Come 4 minuti? È impossibile. Andiamo al colle di Lucca, però al lago di Lucca. Prima c'è il colle e poi scendiamo, quindi non è un evento, è il lago. Mi butto nel lago perché oggi si muore dal caldo. In ogni caso, benvenuti in questa nuova giornata mentre facciamo la pausa. E per me, a livello video, è andato tutto storto. Cioè, non so perché ho liberato la memory card di questa macchina fotografica qua da 32 GB. Ho la memoria piena, non so perché. E il drone che avevo portato con me, non sono riuscito ad accoppiarlo. E ho solo più 2 minuti di filmato, quindi ciao ciao. Il motivo per cui io e Giulia siamo venuti è perché adesso ci sono proprio un sacco di fiori in giro. Guarda che roba. Hai visto, Giulia? Audrey, cosa fai? Bevi? Brava! Ah, di come beve. Caldo. Qui c'è la neve, qua c'è Giulia che muore. Dovremmo essere quasi arrivati. Qui finalmente c'è il Monviso. Guardate che bello. Qua c'è un sacco di vento. Qua dietro c'è il Monviso. E io ho finito la memoria della videocamera. E sono con l'iPhone. Ma che roba. Ma che roba. Guardate là, c'è una ragazza che se la fa di corsa. È arrivata da giù di lì e sta facendo di corsa lì. Giulia, vuoi provare anche tu? Giù c'è il laghetto di Luca. Quella è la casa di Luca. E quella è la casa di Luca. Cos'è quello? Quella è la casa di Luca. Praticamente il percorso è segnalato malissimo e abbiamo beccato di nuovo questa specie di sentierino qua. Meno male che mettono le pietre ammassate così uno vede. Giusto, Audrey?
ecco le pietre ammassate tipo così, così. C'è il sentiero. Guardate che bello il lago di Lucca Lucca. Lucca Lucca. Siamo arrivati al lago e ci sono anche le persone che giocano. Odri? Così poi devi buttare in acqua. E c'è un rifugio ed è il rifugio privato. Wow! Oh, che demollo! Sappiate che l'acqua è proprio calda, eh. È bollente. Per quello che la mettiamo dentro, altrimenti non saremo così cattivi. Non avete idea di quanto mi siano mancate le mie montagne. Adesso appena posso ogni volta ci vado. E penso che mi farò anche un tatuaggio prima o poi delle montagne piemontesi. La punta del Monviso tipo. Mi piace la maglietta tra l'altro. Molto anni 90 dai. Poi sono stato invitato un po' a destra, un po' a sinistra. E sto facendo anche su e giù da Milano eccetera. Comunque vabbè, questo non è quello che vi interessa. Quello che vi può interessare per esempio è che sono andato a trovare gli amici di Space Valley subito dopo l'arrivo del mio giro del mondo. E gli ho portato anche la mia bicicletta oltretutto. Ho faticato un po' a mettere la bici senza togliere la ruota. Comunque questa non è, copriamo la targa, non è la mia macchina, ma è la macchina del papà di Giulia che me l'ha prestata per caricare la bici. Che caldo che fa, Quando arriva il blocco a Londra di Uber, non è una novità, è una roba che succede a Uber ogni giorno dall'inizio della loro storia. Cioè se io metto gli occhiali polarizzati lo schermo non lo vedo più. E ho fatto anche che prendermi un centrifugato, mi sembra un Nels. A proposito di Nels che vlogga sempre in macchina, il nostro centrifugato... E aspro, sto andando a Bologna da Space Valley. Vado da dei matti. Ovviamente c'è una super coda. Speriamo non sia nulla di grave. Ecco Giuda. Siamo fermi. Praticamente siamo solo Giuda. Ma metti a fuoco o sono fuori fuoco? Sono arrivato nell'Airbnb. E come sempre è una stanza normale. Mi hanno fatto anche la tisanina. Comunque sì, mi sono messo a lavorare. Un po' di action figo. Batman, Lego, Joker, il castello errante di Wall-E. Non so dove dormirà il bambino. Beh, comunque bella. Sempre con Airbnb. Vi metto il link in descrizione per avere 25 euro gratis se prenotate Airbnb. Domani vado da Space Valley. Comincia 29 più 29 minuti 45. Faccio un po' di... Ma sto bazzicando nella valle spaziale, ragazzi. Qua ci sono gli spoiler, non si possono vedere gli spoiler, lì c'è Cesare. Puoi rubare il set, dì la verità. Cosa stai facendo? Ve lo copierò. Faccio uguale, scritto al contrario. Valley. Con una L. Valley. Bellissimo comunque. No, è che mi hanno quasi obbligato a... A filmare tutto. Sì, ha detto, mi raccomando, filma dentro che sei curioso. Tranne la polvere perché è brutta. Beh, è soprattutto la polvere allora. E se metti una mano qua dentro non si ritorna indietro mai più. Davvero? Sì, questo è un occhio. Senti, ma se scavo qua dentro c'è Tonio Cartonio. Scusami Tonio, sono molto fan. Il mondo sta per finire. Mi è finito di girare. È stato molto bello. Sappiate che non ce l'auguro nel video di Space Valley. Nel nostro salotto vieni a swipe up. Su. Swipe up. Bel casino, filmato niente. Ah, le ragazze mi hanno detto di dire qualcosa in camera perché sapevano che venivo da Cesu. Ok. Hanno chiesto se ti spogliavi nudo, ma non ho promesso niente. Ragazzi. La grande responsabilità, ti rompo la bicicletta. Vai, spaccala. La chiacchierata nel salotto della valle spaziale è stata una delle più belle chiacchierate che io abbia fatto. C'era proprio quel giusto mix tra serietà e umorismo e divertimento e anche un bel po' di follia, dato che loro sono mezzi matti, credo, come me. È stato un vero piacere conoscervi, ragazzi. Un saluto oltretutto a tutti quelli arrivati dalla valle spaziale, cioè siete arrivati in tantissimi sul mio canale dopo quel video. Ero ancora col giubbottino e la
felpina perché faceva ancora freschino e un po' di tempo fa già, però volevo rendervene partecipe e farvi vedere che comunque qualcosettina ho filmato. E chi non avesse visto il video ve lo metto qua in descrizione. E benvenuti a tutti i nuovi arrivati, mi avete mandato un sacco di messaggi veramente carini. Vi voglio già bene, vi voglio già veramente bene. In queste settimane ho anche recuperato la vecchia bicicletta da corsa Bianchi di mio padre. Era rimasta lì nello scantinato a prendere polvere e io avevo questo peso, cioè di notte la sentivo proprio che mi chiamava, ma io non riesco a lasciare una bicicletta così. E in più avevo parecchia voglia di provare una bicicletta da corsa. Ciao bella. Voglio provare la bici da corsa. Perché non iniziare con una bella Bianchi? Devo ricordarmi di non guardare lo schermo su, ma di guardare l'obiettivo. Mannaggia, questo schermo su, non sono abituato. Penso che su questa bicicletta qua, comunque sulla bici da corsa, ci farò un paio di video apposta. Adesso poi vediamo, anche perché deve ancora arrivare il video intero sull'attrezzatura della mia bici, eccetera, quella del giro del mondo. Anche perché probabilmente se riesco con quella bici fine luglio, inizio agosto, cose così, un pezzettino d'Italia in bicicletta. L'Italia magari in bicicletta è la stagione perfetta. Cavolo, faccio le rime anche. Poi comunque vi aggiorno, vi faccio sapere anche su Instagram. Seguitemi su Instagram se volete rimanere super aggiornati live. E io non ho già più fiato e io straparlo sempre. Comunque sia, dopo l'infortunio che ho avuto in bicicletta, in mountain bike, in montagna, non ho resistito e quando c'è stato il Giro d'Italia qui dalle mie parti sono comunque andato a vederlo. Quando sei lì nell'ambiente con tutti quanti gli amanti della bicicletta e non, perché c'è anche chi è curioso ma non ama particolarmente la bicicletta, è veramente pazzesco. L'organizzazione del Giro d'Italia è incredibile. Anche se ho male alla gamba, sono venuto a vedermi in giro. La giornata è favolosa. Adesso inizierò a salire. Voglio vedere il giro con i miei occhi. Devo ammetterlo che mi sono molto divertito e anche se avevo male alla gamba ho fatto veramente volentieri quel giorno in bicicletta, ho fatto circa 80 km mi pare. Molti di voi mi hanno anche riconosciuto e mi hanno salutato e mi ha fatto un gran piacere. Anche se non ci si conosce, tra ciclisti è come essere sempre in una grande famiglia. Questa cosa qua mi è sempre piaciuta tantissimo. Ok, per il momento è tutto, nel senso che sennò poi viene un video lunghissimo e vi aggiorno poi ancora sulla seconda parte perché in realtà ho fatto molte altre cose. La prossima settimana sono in Spagna, ma questo lo vedrete in un altro video. Come sempre io improvviso, come sempre. A me piace un sacco improvvisare. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qua. Secondo me nel 2019 arrivare al fondo di un video, ormai la concentrazione delle persone non arriva oltre i 15 secondi consecutivi, intendo. Audrey, vuoi venire a salutare? Buonanotte. No, no, ma io voglio salutare loro. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Buonanotte. Ci
finito il video, fai swipe up, fai swipe up. Allora nel nostro salotto vieni a swipe up. Swipe up. Vero, swipe up. Fai swipe up. Fai swipe up. Le spaziale.